Mister, parte il raduno della Sanremese, una stagione che arriva dopo quella in cui si è sfiorato la possibilità di essere ripescati con la sconfitta in finale nei playoff. Come vede la stagione della Sanremese? Ma sicuramente dobbiamo riuscire a provare a fare di più rispetto all'anno scorso, perché se non siamo riusciti vuol dire che qualcosa è mancato. Abbiamo lavorato cercando di colmare le lacune che magari sono state lo scorso anno e sicuramente partiamo con tanto entusiasmo e tanta umiltà, sapendo che magari rispetto allo scorso anno dobbiamo non fare l'errore di partire un pochettino in ritardo come è successo. E poi sicuramente saremo fra quelli che lotteranno per questo traguardo. I gironi devono ancora essere formati, però c'è già qualche indicazione sulle squadre che saranno più difficili da battere. Ma sicuramente qualche indicazione l'abbiamo in base anche ai giocatori che stanno prendendo qualche squadra. Se dovessimo essere nel giro dello scorso anno, sono credo sempre le solite Varese e Casale. Poi non so come saranno conformati i gironi, quindi aspettiamo e poi in base a quello daremo un giudizio su quelle che saranno poi. Tanto come sanno tutti, c'è sempre una sorpresa, no, in mezzo a quelle. Quindi aspettiamo e poi vediamo con chi dovremo affrontare questo campionato. Salire dalla D alla C è sempre quasi un terno all'otto, perché arrivare primi non è mai facile, ci vuole sempre quel pizzico di fortuna in più. Eh sì, credo che sia il campionato più difficile, no? Perché comunque se consideriamo che sono 160 squadre, ne sale 9 soltanto, quindi già lì abbiamo in che percentuale di difficoltà ci troviamo. Però la città lo merita, la società lo merita, quindi dobbiamo riuscire a far di tutto affinché questo sogno, che fino ad oggi è sempre rimasto un sogno, possa diventare realtà. Arriverà ancora qualche giocatore? Credo di no, credo che la rosa sia abbastanza definita, poi sicuramente siamo vigili sul mercato, il direttore, lavoriamo sempre in sinergia, se potrà capitare qualcosa sicuramente la valuteremo, però ad oggi al 99% siamo pronti. Col direttore sportivo della Sanremese per parlare di mercato, perché naturalmente ci sarà ancora la possibilità di vedere qualche giocatore in arrivo, oppure per il momento la rosa rimane tale. Fondamentalmente siamo al completo, diciamo che quello che avevamo prefissato col mister di arrivare in ritiro con il gruppo definito è sostanzialmente raggiunto. Abbiamo ancora due situazioni che a livello burocratico sono da snellire, ma diciamo che la rosa poi è fondamentalmente al completo, ecco. Sarà una prima amichevole in ritiro il 5 agosto, è già prevista qualche altra amichevole dopo, prima del campionato? Vabbè, il 31 di luglio innanzitutto faremo una sgambata in famiglia, che è poi il primo, diciamo, test match che facciamo. Poi il 5 avremo un amichevole col Pinerolo, quindi un test comunque già attendibile, essendo comunque di categoria. E il 10 di agosto affronteremo la Juventus Under 23 a Vinovo. Ecco. Poi dopodiché avremo rompete lì le righe di Ferragosto per riprendere, poi avremo qualche altra amichevole che attualmente è in definizione.